Starfleet to scout ship, please give your position. Over. I am in orbit around the third planet of star known as Sun. Over. May this be Earth. Over. Positive. It is known to have some form of intelligent species. Over. Siamo immersi nel verde, c'è Michele Micheletti e Leonardo Pagni di Coscienza, li ho portati a conoscere questo personaggio che si chiama Giulio Cesare Ricci, già il nome è il nome di un imperatore. No, condottiero, non era imperatore. Ah no? Era furbo perché era meglio condottiero con i soldati dietro, le milizie, che non imperatore e non si sa mai quando la politica ti salva il culo o no. Beh, lui non gliel'ha salvato il culo, l'ha impugnalato. Nonostante questo, la dimostrazione è che il mondo a volte è un po' variato. Ecco, allora Giulio Cesare Ricci è un'eccellenza italiana, europea, ma anche mondiale nel campo dei vinili, che oggi sono tornati prepotentemente di moda. Di moda Perché quando io ho iniziato nel 2011 a dire che trasmettevo solo musica in vinile, mi hanno detto del rincoglionito, del nostalgico. Strano, perché me lo dicevano anche a me che continuavo a farli nonostante che i vinili non li volesse nessuno. Però poi alla fine abbiamo avuto ragione. Sì, ma non te la riconosce mai nessuno, la ragione è postuma. Ma è un fatto emozionale per noi, certo. Che dimostra che non siamo ancora rincoglioniti. No, no. Allora, tu hai iniziato col vinile da piccolo a pensarci. Ma a pensarci e a usarlo, perché quando mi chiedevano che cosa volevo fare da grande, dicevo che volevo fare i dischi neri, quindi i vinili. Ma perché? Perché già a 10 anni le paghette domenicali dei miei genitori e di mio nonno Palmiro li usavo per comprarmi i dischi, perché ero impallinato, amavo la musica in una maniera folle, tra l'altro musica classica. Io a 10 anni ascoltavo Prokofiev, ascoltavo Bach, ascoltavo Shostakovich, il gruppo dei 5 dell'Ottocento russo, Rimsky-Korsakov, Balakir, Kuhn, Sosk. Quindi vivevo in un mondo di emozioni, perché ascoltando la musica vivevo quei luoghi, vivevo la storia di quei luoghi. Non capivo, perché quando ero piccolo chiaramente capivo quello che potevo capire. Però la musica e il disco mi eccitava tantissimo. E allora dicevo, da grande vorrei fare questo. E tutti mi dicevano, sì, vabbè, poi vedrai, chissà. E io invece già pensavo nella mia testa di costruire questo progetto. Tant'è vero che a 21 anni, dal niente, ho creato Fonè. E era appena nato il CD, ma io ero consapevole che la tecnologia del vinile in quel momento aveva raggiunto il massimo storico e quindi sarebbe stato straordinario, forse capito dopo 40 anni, 50 anni, non lo so, ma in quel momento dove il CD stava entrando di brutto nella cultura del mondo, iniziare a fare dei vinili. E il primo vinile che feci, tutti lo considerano quello come tutti gli altri, cioè, nel senso che registrazione analogica a nastro, taglio di lacca in Scozia a Glasgow dalla Lynn, quindi considerate che io sono nato a Livorno, città, voglio dire, piccola città di provincia, cioè non è che ero nato a New York o a Los Angeles o a Londra, quindi avevo già 21 anni i rapporti, le soluzioni per fare un prodotto di grande qualità, stampato alla Teldec Telefunken, la leggendaria Teldec Telefunken a Nortorf, 100 km a nord di Amburgo. Quindi taglio di lacca in Scozia, stampaggio nel nord della Germania, copertine dalle grafiche Dotti di Cernobbio, che erano le copertine che stampavano per i dischi della Deutsche Grammophon, quindi il massimo della cover, il massimo
dello stampaggio, eccetera. Questo per cosa? Per dimostrare una cosa che in tutti questi decenni ho sempre detto, che è stomachevole uccidere un formato a favore di un altro. Tu devi far, c'è la tecnologia nuova, il CD, benissimo, ma tu devi far continuare a far vivere gli altri formati come il vinile, perché non perché hanno fatto la storia, non per nostalgia, ma perché rappresentano qualcosa di importante che non ti devi permettere di interrompere, gli devi dare vita. Poi sarà il pubblico, saranno le persone che decideranno se interrompere quel percorso commercialmente parlando o no. Ed ecco perché io ho iniziato a fare i vinili. Il primo qual era? Tra l'altro provocatorio anche nel repertorio. Marco Fornaciari, allora violino solista, maestro concertatore dei solisti veneti, grande formazione di Claudio Scimone, diciamo l'orchestra da camera più famosa nel mondo in quel momento, livornese, straordinario. Questo. Sonate per violino solo, quindi repertorio complicato, cioè Bettinelli, Lipinski, Kreisler, cioè voglio dire, registrazione in un luogo acustico, perché io sempre non ho mai registrato negli studi di registrazione propriamente detti, ma sempre i luoghi della musica, chiese, cappelle, teatri, auditorium, castelli, dove c'è l'emozione, dove c'è l'energia, dove energia musicale, ma non solo, le energie anche della gente, in questo caso in questa cappella dei fedeli. Provocatoria, perché io dal livornese registrai questa cosa nella cappella di San Ranieri, patrono di Pisa, e voi sapete Pisa merda, no? Noi simpaticamente, voglio dire, con i cugini pisani abbiamo lo sfottò storico, ma a Livorno, lo dico per chi non lo sa, all'interno della cappella di Santa Giulia, patrona di Livorno, c'è la cappella di San Ranieri, patrono di Pisa. Meraviglioso. Perché lì? Perché per non sentire il rumore degli autobus, in pieno centro, stiamo parlando di Piazza Grande, chiaramente la cappella di San Ranieri aveva intorno la chiesa di Santa Giulia che la proteggeva dai rumori. Quindi anche questo straordinario, cioè nel senso la dimostrazione di come, voglio dire, al di là dello sfottò, il rapporto emozionale, culturale, territoriale tra noi e i cugini pisani è strettissimo, voglio dire. Abbiamo la dimostrazione che i due santi, voglio dire, delle due città sono a Livorno, voglio dire, insieme. Quindi, luogo acustico, registratore a nastro pesantissimo sulle spalle, ero solo, due microfoni. Perché due microfoni? Perché io ho sempre detto, abbiamo due orecchie che sono migliori, molto migliori, dei migliori due microfoni che si possono trovare nel mondo, ma simuliamo con due microfoni l'effetto di campo, cioè catturiamo questo suono acustico, sto parlando, orchestre, solisti, jazz, la musica acustica. Quindi no, la musica elettronica chiaramente deve essere affrontata con altri sistemi, ma la musica acustica devi catturarla nel luogo acustico, quindi il rapporto tra il suono diretto del suono, no, del violino in questo caso solo, e l'acustica della cappella. Tutto questo catturato con due microfoni, registratore a nastro, registrazione pura. Presi e andai in Scozia per registrare per fare il taglio di lacca alla Scozia. Vi devo scusare, ma siamo in piena raccolta di grano, quindi abbiamo tir che passano. Ma stiamo parlando di rumori naturali. Sì, è vita, nel senso, ci sono gli uccellini, ora passa un trattore vuoto. Sentite, vuoto, tra un po' se ne appiede. E lei. No, ma no, lei. No. Ma da quanto tempo tu vivi con questo essere? Da 28 anni. 28 anni? Sì. Tu lo sai, vero, che questa non è l'unica vita che viviamo? Assolutamente, infatti. Lui mi ha detto quando ci siamo conosciuti. Quando
che mi ha riconosciuta. Ah, ti ha riconosciuta? Assolutamente. Però tu sai che tu in questa vita, stando insieme a lui, conquisti punti qualità per la prossima vita. Allora me ne sono guadagnati tanti di punti. Tanti ne hai guadagnati. Tantissimi, guarda. Veramente tanti. E quindi in tutto questo caos tu hai cominciato a fare i vinili con grande eccellenza. Devo dire... No, nel senso che avevo valutato, ma questo io lo dico ai ragazzi che nei decenni ho incontrato, cioè io non ho, sono una persona, vabbè, te dici che non sono tanto normale, ma questo, vabbè, lo dici te. Giulio Cesare, scusa, allora faccio una domanda. Vabbè. Allora, per venire qui bastava mandarci un navigatore? E la posizione? La posizione in teoria sì. Ok. Ci ha mandato la posizione? Ma sarebbe stato banale. Ah, banale. Ah, okay. Abbiamo dovuto trovarlo. Dato che l'indirizzo non è mappato, ti ho detto chiamami e io ti do le ultime indicazioni per venire. Ma è semplice. Il Giulio Cesare è un percorso. Capito? Comunque, la questione. Le scelte che ho fatto sono. Perché di un ragazzo appassionato che cosa ha fatto? Che si era comprato i dischi e aveva letto nelle copertine dove erano stati stampati. Cioè, se questo disco, no, era bello, cioè suono bello, eccetera, stampato dalla Teldec Telefunken, cavolo, questi devono essere i migliori. Quest'altro, sempre in Germania, ma non era Teldec Telefunken, peggiore. Questo inglese, peggiore. Allora, Teldec Telefunken. Taglio di lacca, quello, e a quel punto che cosa ho fatto? Ma è semplice, cioè ho scritto la Telefunken e ho detto vorrei fare stampare un disco da voi. Sono andato laggiù di persona, come sono andato in Scozia a portare il nastro per il taglio, per una ragione molto semplice, perché il master doveva essere originale. Normalmente quando viene fatto un disco, ma mica perché sono la citazione che faccio, mica perché quelli, per dire, la grande industria sono cattivi e io sono buono, è chiaro che la grande industria quando stampa un disco non può mandare il master originale allo stabilimento, glielo spedisce, è chiaro che deve mandare un master copy, perché il master originale deve stare in archivio, molto bene, è normale, ma perché lo manda? Uno in America, uno in Inghilterra, per stampare un'edizione americana, una multinazionale. Giulio Cesare ha preso il master originale e è andato, ha passato la dogana spiegando che non poteva passare sotto i raggi perché sennò si smagnetizzavano e ha fatto il taglio di lacca. È chiaro che il taglio di lacca fatto col master originale, cosa che non fa quasi mai nessuno, la qualità è superiore. Ma è normale, no? Non è la fotocopia, è l'originale. E così il resto. Per arrivare a fare un disco emozionante, un disco di grande qualità, ma per chi? Per dimostrare ai musicisti che il lavoro che hanno fatto è risultato una bella cosa e al pubblico che si emoziona ad ascoltare il disco perché non era presente alla registrazione, rivive l'emozione della registrazione in quel disco lì. Voglio dire, è semplice, è molto complicato farlo, molto complicato. Io ho dedicato tutta la vita a questo. Prossimo anno sono per i 40 anni di attività. E 1000 album tra superaudio CD e vinili. Il risultato qual è? Tanta emozione distribuita in Italia e in tutto il mondo. E questa è una grande cosa. Poi tutto il resto. Fra l'altro, l'ultima registrazione di Fausto Mesolella l'hai fatta tu, l'ultimo disco, Taxidi, in una cappella, dov'era? No, era in una cantina. In una cantina di un palazzo antico a Certaldo Alto, quindi il borgo di Certaldo, storico, una cantina dove ho fatto molte produzioni jazz e lì per esempio ho conosciuto Scott Hamilton, il grande sassofonista americano, che quando è in Europa vive molto molto tempo, quasi a Certaldo Alto. E avevo, se vuoi ti parlo di questa cosa che è un ricordo bellissimo. Praticamente ci siamo trovati, cioè a Fausto avevo dato dei dischi di Scott
e lui aveva apprezzato, al di là del, diciamo, dell'interpretazione, del suono, però aveva apprezzato questo intrigo di questa acustica, di questo luogo, che io quando penso al jazz penso alla cantina perché così, perché mi sembra naturale, ecco. Perché poi le volte, i muri, diciamo, pesanti, le bottiglie di vino piene o vuote, le tinelle, fanno l'acustica, ecco. Noi facciamo l'acustica, noi siamo trappole acustiche, quindi. E allora ho detto, perché non lo facciamo lì? E lui ha detto, facciamolo lì. Però la cosa che lo sconvolse, no, nel senso che aveva capito con chi aveva a che fare, nel senso che, anche perché poi era, le mie scelte sono sempre finalizzate a un risultato qualitativo. Io gli dissi, vedi, a differenza di come normalmente ti sei registrato o registrano una chitarra, io farò una registrazione diversa. Nel senso che tu dovrai portare, come io li chiamavo, ma anche lui mi disse che li chiamava così, i cazzabuboli, cioè tutte le pedaliere, tutti i cazzabuboli, che, con il suo sistema di le sue casse, l'amplificazione, come se facesse un concerto dal vivo in quel luogo, in quella cantina, per le persone che ci potevano entrare. Ecco, le persone che ci potevano entrare, diciamo, il pubblico non c'era, appunto c'ero io, c'era Paola, che aveva un bellissimo rapporto con Fausto. Sì, infatti quando stai raccontando sta cosa, a parte ci ho pensato stamattina perché stavo sistemando quella caffettiera lì, no? Che è la caffettiera che quando Fausto abbiamo finito questa produzione, poi c'era, Fausto è venuto qua a casa nostra, eccetera, così, e ha fatto il caffè lui, perché per lui il caffè, no, era, cioè, storito questa cosa meravigliosa. E una cosa che non gli era mai successa, che ha detto, oddio, no, mi dispiace, avevo fatto tutta l'apparecchiatura carinissima, eccetera. Non so se ti mandammo anche qualcosa, ti chiamammo, perché lo so, no, che chiamammo per te... di sicuro, perché no, si parlò della, sì, della Fiorentina, esattamente, e delle patate, e lui disse, no, la Fiorentina, no, ma le patate, Giulio fece questa Fiorentina pazzesca di dal record di 4,8 kg, insomma, eravamo così, quindi una creatura, una cosa, un taglio pazzesca di chianina, che era un bimbo, e ridendo così tutti soddisfatti, cioè proprio, e ti chiamarono anche in quell'occasione, insomma, per fartela breve, insomma, fece il caffè, ci serviva il caffè, li si rovesciò tutto su questa tovaglia, su questa apparecchiatura stupenda, e ci rimase, ma no, ho detto, Fausto, non ti preoccupare, le cose si lavano, insomma, cioè, ma e poi io quella caffettiera l'ho sempre tenuta così cara, e quest'anno ho voluto metterci un fiore dentro, una pianta dentro, perché me la vedo sempre, e, cioè io a Fausto veramente un passaggiorno, che non ci penso, per mille motivi. Anche in quella registrazione stessa, dove appunto io, infatti, in questi 28 anni sono assistente di produzione di Giulio Cesare, e quindi ho fatto tante registrazioni, no? Insieme a lui, e quindi mi occupo anche un po' dei tempi, di regolare le cose, eccetera. E allora Fausto, che era entusiasta di fare questo vinile, perché ultimamente diceva solo vinile, solo vinile, solo vinile, ogni lato l'aveva studiato per essere, faceva queste suite dove ogni lato doveva essere di 20 minuti. 20 minuti, cioè il tempo ottimale. Tempo ottimale, appunto, la registrazione. E io dice, avvertimi un paio di minuti prima che io comincio, insomma, c'è stato in una suite, era talmente preso che io continuavo a sventolare, segni, cose, insomma, a un certo punto mi sono talmente avvicinata che i suoi microfoni prendono, registrano tutto veramente, anche quando respiri, sono talmente avvicinata al microfono per fare queste segnalazioni, queste cose, che è inciso dentro una suite in Misonella, guarda, mi vengono i brividi, c'è il mio respiro. E quando appunto lui disse a Fausto, ma guarda, sente il respiro di Paola, ha rovinato, ma che è rovinato, è vita, cioè, voglio dire. E quindi c'ho questa cosa pazzesca che mi... Sì, perché Fausto improvvisò tutto in taxi. Tutto. Sì, sì. Già questa cosa bellissima di suonare
per il vinile, no, per la durata del vinile. Questo è meraviglioso. Ma in questo, per esempio... Attenzione, Giulio Cesare, non è suonare, è comporre mentre suoni per sì, il vinile. Sì, sì, certo, questo, perché no, questo, perché se tu suoni per il vinile, significa metti assieme dei pezzi che sai già quanto sì, durano. Sì, comporre, sì, 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 giustamente, comporre per il vinile. Però vorrei, dato che in tutta questa bellissima storia di vita, vorrei però un flash sulla tecnica di registrazione che è completamente fuori di melone, fuori di testa, nel senso che ero arrivato a dire cazzabuboli, amplificatore, casse, eccetera, e lui fa: e ora i microfoni che erano lì posizionati per la registrazione che avevo fatto precedentemente con Scott Hamilton. Quindi e lui fa: ma e ora i microfoni come li sistemi? No, i microfoni stanno lì. Ho detto: io ti ho fatto posizionare, ti ho detto ti va bene qua? Lui ha detto sì, sto benissimo, perché quello, ho detto, è il punto ideale dal mio punto di vista. Però lui giustamente mi dice: scusa, ma il mio suono non esce dalla chitarra, ma esce da... Esattamente. E allora io accordai gli altoparlanti con la stanza, nel senso che se io sono, no, il chitarrista, gli altoparlanti naturalmente guardano voi, no? Perché siete lì, perfetto. Nel caso del microfono, della registrazione, no, nel senso che io posizionai gli altoparlanti verso i muri in maniera che il risultato finale, chiudendo gli occhi davanti a Fausto, in cuffia, davanti a Fausto, c'era la sensazione che il suono venisse da lui. Cioè io avevo accordato la posizione degli altoparlanti con le mura in maniera che il suono venisse dal centro. È una cosa che è straordinaria, cioè è un'alchimia straordinaria. E quando lui ascoltò questa cosa qua, non disse nulla, nel senso, il risultato è nella registrazione. E questo devo dire che è stato bello, è stato molto bello, e sono felice di essere riuscito a farlo, che vuol dire che evidentemente andava fatto. Vabbè, così. In tutta questa cosa sono solo arrabbiato per una cosa, perché tu non mi hai chiamato a registrare col video. Avremmo avuto il video di quella esperienza. Allora, non ti ho chiamato, non è, è improprio. È improprio. No, questa affermazione è impropria. Ah. Perché? Io d'abitudine, in quella occasione o in altre occasioni, in maniera garbata ti informo. Ah, quindi allora... Non ho l'abitudine di dire... Certo. Cioè, allora, in allora quell'occasione... Ce l'ho con me perché non sono venuto. No, nel senso, voglio dire, tu sei una persona molto impegnata, hai moltissime... E quindi è chiaro che... può essere, no, però devo dire che questa, come in altre occasioni, ti ho informato, però ti ho informato in maniera molto, ecco, non aggressiva, ecco. Andiamo dentro al tuo studio, nella sala musica. Sì, però dimmi, non vuoi, cioè, al di là della stanza musica, mi farebbe piacere fare così un piccolo confronto con te. Su cosa ti pare? Un confronto su cosa? Ma dato che sei una persona che io stimo, sì, ma allora facciamo una roba. Noi andiamo in sala musica. Una piccola pausa, diciamo, anche perché in sala musica si parlerà e filmerai
i processi, no, i processi no. Vabbè, però ti farò vedere, no, le lacche, vedere, le stampe, mi fai vedere due cose, però li possiamo portare anche qui su questo tavolo e qui fare il confronto all'aperto con il rumore dei trattori. Assolutamente sì, quindi diciamo una prima parte, un lato A e un lato B. Bravo, lato A e lato B con i due lati che sono tutti e due di alta qualità, perché una volta il lato A era più importante e il lato B meno. Ah, era così, eh? Sì. E in realtà ti dirò di più, che il lato A era quello più commerciale e il lato B era quello dove gli artisti si sbizzarrivano. Difatti, se tu vai a prendi i dischi, ad esempio, di Les Paul... Vedi che ci confrontiamo? Era questo che volevo. Cioè, in te c'è un sacco di storie bellissime. Vedi, se tu prendi i dischi di Les Paul e Mary Ford, che Les Paul era un chitarrista strepitoso, tant'è vero che la Gibson diede il nome Les Paul a una chitarra in onore di Les Paul. Allora, il lato A, che peraltro loro divennero famosi perché facevano dei commerci, facevano degli spot pubblicitari nella televisione americana. E quindi loro erano come dei caroselli dove lui suonava e già lì faceva vedere la sua. Se tu prendi il lato B, c'erano credo, Tennessee Waltz, dei brani molto, Vias con Dios, brani molto classici. Poi andavi sul lato B ed erano dei blues pazzeschi dove lui si sbizzarriva con la chitarra, faceva delle cose incredibili. Fantastico. Cioè, il lato, ad esempio, prendi i Bisonti, un gruppo semi sconosciuto, il lato A era Occhi di Sole, una canzone, i tuoi occhi di sole, insomma. Poi andavi il lato B, era Crudele, dove si sfrogavano con le chitarre, quindi il lato B rappresentava il lato meno importante, quello non commerciale, ma quello dove, cioè ad esempio, Strawberry Fields Forever è il lato B di Penny Lane. Cioè, oggi tutti a Strawberry Fields, però in realtà loro lanciarono Penny Lane. Sì, sì. La sperimentazione psichedelica di Strawberry Fields lo misero nel lato B, quello della libertà. Ma senti, bellissima. Io chiaramente queste considerazioni che tu stai facendo, chiaramente nel dominio classico non si fanno, classico, perché chiaramente nel dominio classico te, vabbè, se hai la sonata 1 e la sonata 2, poi può essere che musicalmente ti piace più la 2 o la 1, viceversa, eccetera. Devo dire che per esempio nel jazz questa cosa la chiederò, so, per dire a Scott Hamilton, a Enzo Pietropaoli, a Gabriele Mirabassi, per dire questi che... No, questo... no, ma perché per esempio sicuramente loro nella scelta, no, nel posizionamento dei brani, questa considerazione è molto... Guarda, allora, questa considerazione... Sicuramente loro la faranno. Sì, no, perché, questa considerazione, lato A, lato B, vale soprattutto per i 45 giri. Dove il lato A è più importante, esatto. Mentre nei long playing la cosa più importante è la prima canzone della prima facciata. Perché quando io ero un ragazzino, sì, quello sì, si andava ad acquistare un disco, ma prima lo ascoltavi, andavi in cabina. Sì, e cosa ti mettevano? La prima del lato A. E lì tu dovevi decidere se compravi il disco o no. Sì, sì, quindi quando io mi ricordo, vedi sto disco con sto Zeppelin sopra, dicevo che cos'è sta roba? Non sapevo nulla di Jimmy Page, di roba, erano. Mi misi in cabina, ascoltai Good Times, Bad Times, dopo le prime note se lo compro, cioè perché è importante l'approccio. Comunque scusami, ma qui abbiamo sempre questo bellissimo sottofondo di uccellini e dei trattori della Corte del Grano, naturalmente. Oggi è iniziata oggi. Ma non è un caso, guarda, io sono nato in campagna e per me il rumore dei trattori, anche di notte quando aravano, è un dolce accompagnamento. Vabbè, comunque. Tu trovi più dolci di cerini, vabbè, sì. È un però. White noise. È un white noise, è un white noise. Sono quei rumori naturali. Quei rumori che ti fanno capire che in questo momento loro stanno lavorando per procurare il cibo. E che mai... tra l'altro il grano in questo periodo, è sicuramente molto importante. In cui stanno creando artificialmente una siccità e è un problema alimentare. Certo. Diventa importante. Molto importante. No, scusami se te lo dico, ma. Se no mi rimane qua. Quando hai ricordato un momento straordinario di quando eravamo ragazzi che si andava in cabina a sentire il disco. Allora, te chiaramente, presumo, andavi in cabina per sentire la musica che ti garbava quando eri ragazzo. Io, che ero strano, andavo in cabina a sentire la musica classica.
quando le mancette erano alte, cioè come quando la, le mancette? Le mancette domenicali, cioè i soldi che il mio nonno e Palmiro e i miei genitori mi davano la domenica, quindi i giorni successivi andavo a comprare e se ero stato, mi potevo comprare un disco con qualità maggiore. E quando lo mettevano aperto e sentivo il tic tac subito, cioè dico, allora il negoziante mi diceva: ma Gio Cesare, te l'ho aperto ora, è nuovo, ma questo, cioè, mi piace, però ticca, cioè c'è i rumori così. Già da quando ero bimbo, ma questo valeva anche per i dischi, chiaramente, soprattutto delle multinazionali, cioè quando io avevo più soldi e compravo il disco Deutsche Grammophon Gesellschaft, che era il, quello stampato proprio originale tedesco, che scricchiolava, e mi giravano le palle. Poi, crescendo, ho capito perché scricchiolavano. Non era colpa del negoziante, o eccetera, perché usavano vinile riciclato. Questa era la ragione. E chiaramente, per quale motivo? Perché quando c'era tanta produzione di vinile, cioè quando il vinile era il vinile, c'erano i resi del negozio, dei negozi. Chiaramente, quando facevi tanta produzione, è normale che avevi dei resi importanti. E allora che cosa facevano? Ma la cosa brutta è che la facevano anche le major su alcuni titoli. Prendevano i vinili, prendevano che non erano stati venduti. Però e li rifondevano. C'erano, e poi a distanza ho visto, c'erano dei marchingegni per togliere le etichette, no? Per quale motivo? Perché mi dissero che recuperavano i soldi della SIAE. Sì. Non so se era vero. Sì, sì. E io dentro di me dicevo, meno male, perché se fondevano anche la carta. Certo. Ti immagini se veniva fuori. Ma il problema è che se te prendi un vinile già stampato, lo prendi in mano, la polvere, no, capelli, voglio dire, cioè, non è un vinile vergine, lo tiri fuori dalla busta, eccetera, gli levi l'etichetta, lo rifondi, è chiaro che non è puro e di conseguenza si sentivano. È evidente che se il disco era, con rispetto parlando, non voglio dire, ma se era rock duro, quindi molta dinamica, molto rumore, diciamo, molto suono, molto, è chiaro che i tic e toc non li sentivi. Certo. Però se c'era musica classica, a dire, era un casino. Prima... Quindi è questo. Ecco perché io ho sempre usato, contrattualmente parlando, il richiesto vinile puro al 100%. Allora, altra cosa, prima di conoscere i tuoi dischi, io ero innamorato dei dischi della ECM, perché avevano una qualità per me pazzesca. Confermi? Allora, i dischi dell'ECM sicuramente di qualità pazzesca in tutte le fasi. Ecco, io culturalmente parlando, da un punto di vista dell'estetica del suono, il suono, la presa di suono dell'ECM non l'ho molto apprezzata, perché era molto, un po' troppo fredda. Loro sono nordici. Sì, diciamo emozionalmente però povera. Mi ricordo che li scoprì con però, il primo disco dei Return to Forever di Chick Corea, ed è qualcosa di strepitoso. Sì, no, ma da questo punto di vista, tant'è vero che quando, in rare occasioni, però sono stato era il 93, al Bowerston Studio di Stoccarda, perché feci con un caro amico che non c'è più, Luca Mainardi, in arte Blue Lou, feci una produzione lì del Rock and Roll Clown, questo suo album, che eccetera, e proprio nello studio dell'ECM. Dopo una giornata di lavoro pregai l'ingegnere dell'ECM di andare al pub a mangiare, e anche se io non avevo esperienza di registrazione, mi misi al banco di missaggio del Bowerston Studio per fare il suono della registrazione, perché il suo suono era molto bello, ma per il mio gusto era troppo freddo, e allora gli detti del calore. Ecco, ma questo è un fatto, voglio dire, chiaramente legato a un'estetica di suono che
che è giusto che sia così, nel senso, uno ha un carattere del genere, è quello, riconoscibile, l'altro ha un altro carattere, è riconoscibile per quello. Andiamo in sala musica, Giulio Cesare. Volentieri.